grazie dell'invito. Mi sembra che questa sia... Meglio questo. Dicevo, grazie per l'invito. Mi sembra di poter dire che questa è la prima iniziativa delle settimane dell'avvio di tour della domotica dedicata specificatamente integralmente al tema della mobilità, e di questo ringrazio ANS e l'assessore Guazzone che con voi fissa i programmi e organizza queste settimane. Io non faccio una grande introduzione, vi aiuto a recuperare il tempo e il ritardo che abbiamo, dico solo alcune cose che riguardano l'attività dell'amministrazione comunale su questo tema. Ovviamente la mobilità diciamo, è un tema, un'area di impegno, di discussione assolutamente pertinente con in generale le questioni connesse con la sostenibilità, non solo perché è fonte di consumi, impegni a consumi energetici rilevanti, le fonti di impatti conseguentemente rilevanti nella nostra vita, ma perché la libertà di movimento è una delle libertà fondamentali di cui che utilizziamo insomma, nella vita delle nostre società e delle nostre civiltà. Di conseguenza è una esigenza, quella di muoversi liberamente, comprimibile con difficoltà, lo stiamo vedendo in questi giorni di problemi enormi che vanno ben al di là delle questioni che stiamo discutendo. Poter continuare a muoversi con degli impatti ragionevoli e con delle modalità ragionevoli, compatibili con le altre esigenze della nostra vita quotidiana, è un obiettivo fondamentale, un obiettivo irrinunciabile, cui credo che sia un tema questo assolutamente centrale. Noi siamo, mi rendo conto che potremmo dirlo in molte altre, avremmo potuto dirlo, lo diremo ancora in molte altre circostanze, siamo in un momento utopico, un momento piuttosto delicato, uno snodo delle politiche dell'amministrazione per quanto concerne la mobilità. Noi siamo in una fase in cui una serie di strumenti di governo e di gestione delle problematiche territoriali è in corso di rinnovo. Sapete che è stato presentato il Consiglio Comunale il nuovo documento di indirizzi per la stesura dello strumento urbanistico fondamentale, che è il PSG. Partiremo subito in questi mesi, nei prossimi mesi, con la realizzazione del piano della mobilità del PUMS, che è una componente fondamentale della pianificazione, e abbiamo invece in uno stato d'avanzamento un pochino più evoluto il piano della mobilità ciclabile. Ora, la domanda legittima sarebbe: ma come stanno insieme queste cose? Avete il PSC da fare, di conseguenza dovete dotarvi di nuovo piano della mobilità e intanto andate con le piste ciclabili. Beh, io credo che siamo tutti consapevoli che non solo la pubblica amministrazione ma la società attraversa un periodo in cui pianificare è diventato molto più complicato per due motivi, perché è molto difficile oggi affiancare l'attività di pianificazione con l'attività di programmazione che si basa su risorse certe. Sapete la finanza locale in quali condizioni si muove, le norme cambiano rapidamente, ha risorse garanti, continuamente garanti, e quindi pianificare e programmare diventa molto più complicato, ma diventa molto più complicato anche il sistema della relazione tra gli strumenti. Ora, stare fermi e aspettare di avere, dall'alto in basso, tutto il sistema della strumentazione per fare delle cose, oggi è impossibile. Si diceva in una recente convegno dell'Ordine degli Architetti organizzato presso il Teatro delle Passioni, è cambiato tutto il sistema, bisogna essere capaci di progettare senza vincolarsi, senza avere queste certezze di cui dicevamo prima. Per cui noi sappiamo che possiamo fare alcune cose sul piano della mobilità ciclabile, organizziamoci uno strumento che ci consenta di fare quello
in un ambito di coerenze sufficiente, adeguato. È evidente che a strumentazione completa e compiuta ci saranno necessariamente delle retroazioni, delle correzioni, degli interventi successivi, ma se aspettiamo di avere tutto dall'alto in basso, tutto in fila, non, in questa situazione non rischieremo, credo, moltissimo. Quindi il rinnovo della strumentazione, che è un problema già di per sé piuttosto impegnativo e delicato. E poi cominciano a cambiare anche i contenuti dell'attività di pianificazione. Io vi cito solo due questioni, da quella che ormai è passata nella vulgata locale come diagonale, cioè un progetto di riuso dell'area di sedime della ferrovia storica che per circa 9 chilometri, scusate, se non è la lunghezza della Modena, è l'altra ferrovia, 9 chilometri viene dismessa, è stata dismessa. Siamo in ritardo, il rapporto con RFI per poter avere l'utilizzabilità di quest'area di sedime è molto più complicato di come si erano immaginati, però insomma, prima o poi, spero molto, in tempi molto ravvicinati, avremo quell'area e dobbiamo decidere che cosa fare. Uno dei pochi elementi su cui si è consolidato qualche idea è la mobilità, perché ovviamente quella è un'area lunga e stretta, è un percorso molto lungo, ha una larghezza media, da minima intorno ai 12 metri, se arriva fino a 13-14 in alcuni punti, potrebbe contenere sia una struttura di mobilità dolce sia una sede per un mezzo pubblico che appunto corra in sede propria. Questo è un elemento di contenuto intorno al quale il piano strutturale dovrà lavorare molto, perché non sono tante queste occasioni, queste circostanze, non sono tante le disponibilità, le occasioni di questa importanza. La seconda cosa, il secondo esempio che faccio è il centro storico, dove anche qui abbiamo portato avanti una serie di interventi per la mobilità importanti, alcuni realizzati, perché insomma Piazza Roma non è solo un luogo bello, non è solo una piazza, è anche un punto in cui il mezzo pubblico arriva, dove un certo tipo di utilizzo legato alla sosta è stato eliminato. Ecco, il recupero degli spazi pubblici, la TPL come trasporto pubblico continua a servire la città per eccellenza, che è il suo cuore, il centro storico. Come l'attività residenziale, che rimane l'attività portante della vita del centro storico, viene resa compatibile con le necessità di accesso e di sosta, beh, questi sono elementi su cui c'è un programma che viene attuato, naturalmente con qualche limite di disponibilità di risorse, come dicevo all'inizio, però insomma si va avanti. Anche qui, naturalmente, il piano strutturale potrà dire delle cose che ci aiutano ad aggiustare il tiro, a essere più efficaci, la strada in qualche maniera delineata. L'ultimo pezzo, l'ultimo capitolo, l'ultima famiglia di problemi riguarda il rapporto con la dimensione sovraordinata, la cosiddetta legge 20, la legge urbanistica fondamentale regionale, è ormai, credo, addirittura d'arrivo, e di questo bisognerà tenere conto. C'è un atto di indirizzi approvato definitivamente dalla Regione Emilia-Romagna nel settore dei trasporti, tra l'altro un atto di indirizzi impegnativo, perché è molto molto orientato al trasporto su ferro, considerando il trasporto pubblico su gomma accessorio. E basta che pensiate come è oggi organizzato il trasporto pubblico per capire quanta distanza ci sia tra questi intenti programmatici e la realtà, perché non approfondisco, lo farà credo poi successivamente Vanni Bulgarelli. E poi c'è un problema di trasformazione del sistema di gestione del trasporto. Voi sapete che sul tema delle agenzie per il trasporto, che sono lo strumento operativo che l'ente pubblico ha per interloquire con i gestori, insomma, per organizzare il trasporto,
sulle agenzie c'è una, anche qui un atto di diritto regionale che porta a processi di aggregazione non semplici e complicati, e c'è il tema delle aziende che finora nel nostro territorio sono comunque partecipate dal pubblico, quindi parliamo comunque di presenza del pubblico nel settore della gestione del trasporto. Quindi tutti questi nodi sono, diciamo, ci consentono di dire appunto che è un momento particolare, un momento speciale. Poi magari tra 6 mesi lo diremo in un momento cambiato, ma insomma chi amministra deve sempre considerare quello il momento centrale, saper tenere conto dell'insieme dei fattori che condizionano le proprie decisioni. Io quindi ringrazio di nuovo per questa occasione, ascolto volentieri, cercherò di rimanere il più possibile, sono anche incuriosito, devo dire, molti elementi del programma, e vi lascio, possiamo partire con i lavori, credo. Grazie.